Beh, tutti ragazzi, eccoci qua tornati in questo nuovo video. Come vedete siamo su GTA 5 online. Faccio questo video per farvi vedere il nuovo aggiornamento che è uscito ieri, mi pare. Sì, ieri dovrebbe essere uscito Il crimine paga, la parte 2, quindi la seconda parte del nuovo DLC estivo. Guardate qua la mia Osiris qua, tanto appena comprata. Adesso seconda parte dell'aggiornamento, un'altra macchina nuova, vabbè. Quindi adesso andiamo subito a vedere. Andiamo subito al negozio, quello di vestiti, perché vabbè, hanno aggiunto ovviamente vestiti, veicoli, armi, eccetera. Oh, porco Giuda. Cos'è che hanno aggiunto? Mi sembra una pistola, il tirapugni d'oro, spettacolare quello. Poi nuovi veicoli, nuovi, vabbè, un sacco di vestiti. Poi hanno aggiunto l'orologio tipo l'iWatch. Cioè tipo l'Apple Watch, quello lì della Apple, l'orologio. Adesso si chiama l'orologio iFruit, come il telefono. Quindi adesso voi devo subito vederlo. Andiamo prima lì e poi andiamo a vedere i veicoli, perché tanto dei vestiti non ci importa niente. Quindi adesso andiamo al negozio, va? Ok, siamo quasi arrivati al negozio. Anzi, siamo arrivati qua da Suburban. Adesso scendiamo, che belle che le portiere che si aprono così, ragazzi, e andiamo subito a vedere. Ma qua ci sono gli orologi. Beh, le parti superiori, cioè ce ne saranno di lusso questa. Vabbè, ce ne sono tante, raga, però tutti i vestiti è impossibile da vedere. Volevo giusto vedere l'orologio se c'è. Questi sono gli occhiali completi. Occhiali. Cosa sa? Nelle parti superiori. Vediamo. Pantaloni, pantaloncini, pantaloni. No. Niente, ragazzi, quel negozio lì non aveva gli orologi. Io voglio vedere assolutamente quello. Quindi andiamo in quest'altro negozio, sperando che qua ce l'abbiano. Dov'è l'entrata? Parcheggiato un po' avanti. Vabbè, facciamoci. Sì, qua ce li ha, qua ce li ha. Me lo ricordo, me lo ricordo. Allora, accessori, eccoli qua. Abbiamo catenine. Guardate qua quante belle queste catenine. Io direi che questa oro me la prendo. Perfetto. Orecchini pure. Prima c'erano. Sa di no. Oh no, però mi toglie. Cavolo. Dai, ma perché, scusa? Entrambi, sinistra o destra? Mi toglie la catenina con gli orecchini, non è... Ma va. Allora non li metto. Che palle. Ma cosa vuol dire? Dai, vabbè. Vediamo l'orologio. Eccoli qua. Snap iFruit. Guardatelo qua. No, basta. Questi qua sono Snap. Grazie a visionare iFruit potete controllare l'ora in modo straordinario, pretenzioso e inaffidabile. A posto siamo. Vabbè, niente, volevo solo vederlo, quindi può andare dove si trovava prima. Pensa a te, ha messo gli orecchini e non me li fa mettere. Molto male questo aggiornamento, Rockstar. Io voglio orecchini e catenina, scusa, eh. Vabbè. Adesso andiamo, prendiamo il nostro iFruit e andiamo a vedere i nuovi veicoli. Ed eccoci qua, ragazzi. Il crimine paga parte 2 ha aggiunto questo fuoristrada qui da 715.000 dollari. Deserto, ma nessuno delle 4x4. Guardate qua, spettacolare questo. E questo me lo compro. Quindi me lo compro. Allora, prendiamolo. Boh, blu, ordina. Ok. Poi abbiamo questa Vapid Cino, l'Invetero Cucchette qua, quindi sono quelle classiche un po' vintage. Abbiamo la Progen T720, quindi hanno fatto subito la Pegassi Osiris, 1.000.000 e passa. Minchia, 2.200.000 la Progen T20.
e poi la Dinka Vindicator, la moto, ma la moto non mi interessa. Poi basta. Hanno aggiunto anche questo bel lampadati toro, quindi un motoscafo qua di legno, ragazzi, 1.750.000. E per i veicoli, ragazzi, abbiamo finito, sono finiti. Adesso dobbiamo andare da Ammunition a vedere le nuove armi che hanno messo, intanto che aspettiamo il mio fuoristrada che ho ordinato che arrivi, così ve lo faccio già subito vedere. Adesso andiamo intanto da Ammunition. Ok, siamo arrivati da Ammunition. Porta d'ali di gabbiano, raga. Eccomi qua, sono venuto a vedere le nuove armi che hai a disposizione. Andiamo subito a vedere, di solito le mettono qua. Eccole qua, in effetti sono due. Il tirapugni, che me lo prendo subito, tanta roba. E la pistola da tiratore in legno, fatta in legno, ragazzi. Quindi adesso... Ah no, vabbè, puoi scegliere la colorazione. Però io direi che la lascio standard. No, però platino. La faccio platino e siamo a posto. Quindi Ammunition, raga, abbiamo finito con le armi. Ne hanno aggiunte armi. Una sola pistola più un tirapugni d'oro, quindi non è che abbiano aggiunto chissà quanto. Ok, intanto mi è arrivato il messaggio che è arrivata la nuova Bauer. Lì la... il fuoristrada che ho appena ordinato. Guarda questo che non sa neanche guidare. Quindi ci vediamo al garage per vedere il nuovo bolide. Ok ragazzi, siamo qui per il garage, se riesco ad entrare. Ok, andiamo al 3. Ok ragazzi, stiamo entrando. Vediamo subito questo fuoristrada com'è. Speriamo sia... Beh, dalla foto non sembrava male, anche delle immagini che ho visto. Attenzione, eccolo lì, l'ho intravisto di blu. Eccolo qua. Ma cosa c'è? Il simbolo quasi sembra quello della Lamborghini, guardate. Il mio garage, questo è uno dei miei tre garage, ragazzi. Dinka Jester, quella da gara. Questo è un camion, mi sono preso. Questa è la... come si chiamava? Non mi ricordo più, ma è quella blindata. Militare, ok, la mesa, questo è un altro jeep, due moto, ok, eccola qua. Cavolo, niente male. Molto bella, molto bella. Direi molto, ma molto bella, ragazzi. Quindi niente, ragazzi, questo video di aggiornamento del Crimin Paga della seconda parte può finire qui. Adesso, se volete, poi me lo scrivete nei commenti, vi farò vedere le modifiche sia di questo fuoristrada che della super macchina. Intanto Merryweather, che cavolo vuole, non mi rompere. Dicevo, sia le modifiche di questo fuoristrada qua e la, come si chiamava, la Progen lì, non mi ricordo più, comunque quella lì da 2 milioni e passa, che adesso andrò a comprare. Se volete, vi farò vedere le modifiche di queste due macchine. Quindi niente ragazzi, vi ringrazio per la visione, ci vediamo al prossimo video per una nuova partita.